27esima edizione del Roseto Opera Prima, che quest'anno fortifica la sua vocazione di scoperta e valorizzazione del cinema italiano con il prestigioso concorso di opere prime di lungometraggio. Il cardine attorno a cui ruota l'evento è un approccio volto al riconoscimento e alla diffusione dei migliori talenti esordienti del cinema nazionale. L'appuntamento è dal 19 al 22 alla Villa Comunale di Roseto ed è organizzata e promossa dall'Associazione Sulmona Cinema APS in collaborazione con Meta APS ed il contributo dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi. Come ha voluto Tonino Valeri, continua questa tradizione a Roseto del grande cinema, delle opere prime. Siamo felicissimi di presentare questa nuova, bellissima anche questa edizione, e quindi non vediamo l'ora che la città, i turisti possano godere di queste belle serate nella nostra villa comunale. Secondo noi il DNA è un po' lo stesso, quello intanto di essere espressione della terra abruzzese, e questa è naturalmente la base, ma noi vogliamo insieme al Festival di Roseto dare una chance e scoprire nuovi talenti emergenti, esordienti. È il senso un po' del nostro festival, che da alcuni anni è di cortometraggi internazionali, ma è stato per tanti anni, per decenni, festival di opere prime e seconde. È proprio lo stesso come focus, come missione, quella che si pone anche Roseto, quello, come dicevo, di lanciare o comunque portare al grande pubblico, al pubblico delle arene, come in questo caso delle sale, il cinema giovane, il cinema che è promettente, i registi che diventeranno i grandi registi del futuro. Li avremo accanto al classico concorso di lungometraggi con i tre film che saranno Denti da squalo di Davide Gentile, The Land of Dreams di Nicola Batangelo e Amanda di Carolina Cavalli, tutta una serie di eventi collaterali, tra cui un format che si chiama Scena Prima, e una serie di attori tra cui Edoardo Leo, Vanessa Gravina, Ninni Bruschetta e Daniele Pecci racconteranno proprio i loro esordi al pubblico dell'Arena di Roseto Opera Prima. Dobbiamo salvaguardare la storia, la cinematografia credo che sia, non solo per i cinofili ma anche per coloro che hanno amore per il cinema, sia qualcosa che dobbiamo salvaguardare, lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli che oggi sono abituati agli strumenti elettronici e al tutto e subito. Lo dobbiamo perché devono capire che con lo studio, con la preparazione, con la costruzione, in questo caso di pellicole importanti, si può davvero lasciare il segno nella storia.